Ciao a tutti cinepresi, ben ritrovati dopo una lunga pausa estiva per parlare di Ant-Man, il nuovo film della Marvel. Questo secondo capitolo è sempre diretto da Peyton Reed, è presente più o meno lo stesso cast, questa volta però al titolo si aggiunge anche The Wasp, interpretata da Evangeline Lilly, era una promessa del primo film. Per poter parlare di questo sequel di Ant-Man bisogna prima di tutto contestualizzarlo, perché è un film che arriva dopo le tragedie di Infinity War e per questo motivo è apprezzabile come il tono sia molto leggero e scanzonato. La Marvel ha dimostrato in questi anni di saper gestire quelle che sono le emozioni che trasmette nella sua saga, nell'interezza. Quindi se in un futuro si dovessero vedere, fare le maratone di tutti i film Marvel uno dopo l'altro, ci sarebbe una bella alternanza di toni e generi. La seconda premessa è che il primo film aveva avuto dei problemi pazzeschi in fase di produzione, il regista Edgar Wright aveva lasciato, c'erano stati dei problemi proprio all'interno dei Marvel Studios. Quando abbiamo visto il primo Ant-Man abbiamo tutti pensato che in realtà fosse un film di Edgar Wright molto moderato e quindi un prodotto che non era di fatto uscito come i Marvel Studios intendevano. In questo secondo film non ci sono stati questo tipo di problemi, una produzione che è andata liscia e quindi il prodotto è esattamente come è stato pensato. E questo è molto interessante perché di fatto questo secondo Ant-Man non si distanzia dal primo come atmosfere, come toni e anche nella gestione dei personaggi. Sia una cosa positiva sia una cosa negativa sta poi anche al gusto dello spettatore deciderlo. Io non avevo particolarmente amato il primo film, lo ritenevo molto gradevole, però avrei preferito un po' più di sostanza per i personaggi, per lo sviluppo della storia, un po' più di dramma, insomma. E il fatto che questo secondo capitolo continui sulla scia del primo non mi ha particolarmente entusiasmato. Non ho apprezzato in particolare la gestione dei personaggi. In questo secondo film abbiamo Ghost, che è un nemico che è potenzialmente interessante, che potremmo definire evanescente però in tutti e due i sensi. Da un lato perché i suoi poteri appunto la fanno sparire all'interno delle pieghe della realtà, e un po' perché non è un vero e proprio nemico, un antagonista che va contro i nostri protagonisti, ma è più un inciampo, un ostacolo a quella che è la trama principale, ovvero la ricerca di Janet. Questo è un peccato perché la Marvel nei precedenti film aveva curato molto la figura dell'antagonista in modo tale che l'eroe potesse specchiarsi in lui e trovare veramente una forte ragione d'essere, un forte arco di sviluppo all'interno del film. Questo, il fatto che manchi veramente un nemico con una consistenza, rende Ant-Man un film troppo leggero, non ci sono dei grandi sviluppi all'interno della storia dei personaggi, quindi lo porta veramente a non avere tensione drammatica, soprattutto negli atti finali, quando si arriva a delle scene che dovrebbero essere molto emozionanti, insomma non si prova quello che dovremmo provare arrivati a quel punto del film. Quello che mi è piaciuto è tutto l'aspetto di ricerca, per così dire, scientifica o fantascientifica, come le grandi dimensioni interagiscono con le piccole. Funziona molto tutto questo aspetto di gioco, anche si gioca molto con gli effetti speciali che in questo caso sono molto buoni, meglio rispetto a quelli del primo film, si gioca con lo spazio, con il tempo, con i portali, il personaggio di Michael Peña è sempre estremamente divertente, si riprende anche una sequenza del primo film e questo fa veramente capire come ci sia dietro un lavoro editoriale molto molto forte, quindi quella sequenza nel secondo film diventa molto più divertente se si è visto il primo. Ma di fatto, come già rilevato anche da alcuni critici americani, se questo film non fosse arrivato dopo Infinity War e quindi non potessimo apprezzare il cambio drastico di tono, forse avremmo pensato che sia uno dei più dimenticabili degli ultimi film. In particolare anche la gestione di Wasp, donna forte e spalla del protagonista, non è stata particolarmente innovativa. Mi ha fatto pensare un po' questo film a Mi si sono ristretti i ragazzi di Joe Johnston e mi chiedo come mai continuare con Peyton Reed, che è comunque un regista che non ha saputo dare un tono proprio, come ad esempio James Gunn, che ha fatto suoi Guardiani della Galassia. Ant-Man non dipende così tanto dal regista, quindi io proverei a farlo dirigere a Joe Johnston, che
ha già diretto il primo film di Capitan America, quindi è all'interno della famiglia Marvel, per provare a fare un reboot, a trovare un tono nuovo a questo personaggio che, arrivato al secondo capitolo, inizia già un po' a stancare. Questa cosa è interessante perché ho provato la stessa cosa con Deadpool, un personaggio radicalmente diverso, che però anche lì la formula sembra col lungo andare essere un po' vista e già vista troppe volte. Quindi in definitiva Ant-Man and the Wasp non è un brutto film, offre un buon intrattenimento, però degli ultimi a spanne direi 5-6 film Marvel è forse quello che mi ha deluso di più. Spero che questa non sia la via con cui affronteranno la nuova fase del post Infinity War, ma credo che non sarà così. Adesso stanno arrivando dei film molto più di peso, su cui anche la produzione stessa ci crede molto di più, quindi non dobbiamo spaventarci, possiamo goderci questo leggero film molto molto piccolo come i suoi protagonisti. Per quanto riguarda Cinepreso, ci sono delle sostanziali e sostanziose modifiche in arrivo e mentre io preparo il restyling del canale facendo forse un pochettino meno video, voi potete seguirmi su Instagram dove ho aperto il canale appunto Cinepreso e dove cercherò di postare con più frequenza per avere un approccio al cinema magari un po' più giocoso, un po' più diretto. Noi ci vediamo sempre su tutti i canali di Cinepreso. Ciao!